Da così a così in pochi minuti. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video primaverile, fantasioso, leggero e aggraziato, direi. Oggi un volo di farfalle si dischiuderà sul piano da lavoro di Arte per te e faremo delle farfalle facendole nascere da dei semplici bicchieri di plastica. Come? Venite sul piano da lavoro e scopriamolo insieme. Ma prima, pollice in su, condivisione, cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti e pigiate la campanella per non perdervi video futuri. E ora voliamo sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per le nostre farfalline chiudi sacchetti. Ci occorreranno dei bicchieri di plastica colorati, ancora li trovate in giro, specialmente se frequentate feste, ne vedrete ancora per un po', perché ancora le persone si ostinano a comprarli e in molti negozi ancora si ostinano a venderli, quindi quando vi imbatterete in essi, arraffateli per i lavoretti e non fateli cadere nella spazzatura. Delle cannucce in plastica. Tutto questo potete farlo anche con i compostabili o con i sostituti in carta. Un paio di forbici, una colla acetovinilica e delle mollette. Io ho qui sia delle mollette da bucato che delle mollette proprio per i sacchetti. Queste io le compro all'IKEA, alla Lidl, un po' ovunque. Ma ho anche delle mollettine in legno. Ci occorrerà anche una penna permanente, una di quelle penne che scrivono sui CD per intenderci. Se le avete del tutto facoltativi, anche dei bastoncini cinigliati. In più vi occorrerà un cartoncino e una matita. Iniziamo subito. Su un pezzettino di cartoncino disegniamo la sagoma di un'ala di farfalla in maniera naturalmente molto stilizzata, quindi ritagliamola. Adesso prendiamo i nostri bicchieri in plastica. Ne prendo uno, lo taglio fino in fondo, elimino il cerchietto del bordo e lo conservo perché mi potrà giovare per futuri lavori di creatività, e tolgo anche il fondo. Prendiamo il nostro bicchiere e pieghiamo la parte ricurva verso l'esterno. Così si chiudeva, così noi lo abbiamo aperto. Così poggiamo qui sul fondo il fondo della nostra farfallina. Così prendiamo la penna e ricalchiamo la sagoma, stando attenti che un pezzo non venga tagliato. Adesso eliminiamo l'eccesso e questo conserviamolo perché ci servirà, e invece ritagliamo la sagoma della nostra farfallina. 1, 2, 3, eccola qua, bella e finita. Fate un po' di farfalline con i bicchieri di plastica che avete. A questo punto abbiamo tutte le rimanenze dei bicchieri da cui abbiamo estrapolato le farfalline. Non buttateli perché ci servono tantissimo. Pieghiamoli a metà, così, e creiamo dei quadrati più o meno grandi. Da ogni quadrato, così si fa per dire, ritagliamo delle gocce più o meno grandi, del tutto a caso, non prendiamo misure, non facciamo nulla di questo genere. Voilà! E avremo questo tipo di gocce che poi useremo come decorazioni per le nostre farfalle. Ne faccio più di qualcuno in modo che possa scegliere da un range abbastanza ampio come campionario. Benissimo, a questo punto è l'ora delle cannucce.
ne prendo, sono tutte cannucce usate e lavate, ne prendo un paio, per esempio prendo quella fucsia, prendo quella viola, ma prendo anche quella azzurra che ci sta carina, e taglio quelli che saranno i corpi. Metto da parte tutte le mie decorazioni e comincio ad assemblare. Colla alla mano, metto una punta di colla su un'ala e una punta di colla sull'altra ala e prendo su questa gialla la goccia viola e schiaccio finché la colla non si attaccherà alle alucce in plastica. Una goccia fucsia da questo lato e una goccia fucsia da questo lato. Prendo anche una goccia rosa e la metto qui e una goccia rosa la metto qui e metto da parte la nostra prima farfallina. Compongo così a fantasia tutte le altre. Scegliamo per ognuna il corpo che più ci piace. E sporcando leggermente la parte centrale della farfalla, così andiamo ad appiccicare la cannuccia. Concludiamo aggiungendo un po' di sofficità, perché sono un pochino troppo plasticose. Vado ad aggiungere le antennine con questo materiale. Ai bimbi piace molto questo argentato, io invece preferisco il fucsia o l'azzurro. Piego a metà, divarico leggermente, sporco la parte finale con un po' di colla e vado a inserirla dentro la cannuccia, così. Indoppio da una parte e in singolo dall'altra. Voilà! Fatto questo, lasciatele asciugare completamente. Metto un po' di colla sulla parte liscia e voilà! Attacco la mia farfallina abbellendo la mollettina. Quindi uno. Quindi abbellite come meglio credete le vostre mollettine e chiudete i pacchi in maniera colorata e divertente con le farfalline fatte con i bicchieri di plastica. Un modo per non far andare in giro altra plastica e per tenerla sempre e per sempre all'interno delle nostre case, dandole via via un utilizzo differente. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belle le nostre farfalline, guardatele qui. E voi come le userete? Guardate, io ho preparato tanti sacchettini pieni di ovette
che chiuderò con le mie mollettine. Voilà, subito pronti per essere regalati in 448 e deliziosi. Voi fatemi sapere il modo in cui le utilizzerete, bellissime adesso che arriva Pasqua, per decorare i regalini di Pasqua, le ovette, ma anche in primavera per dare un bel regalo, un bel pensierino a chi vogliamo bene, anche come fiocchettino per un futuro regalo per la festa della mamma. Bene, pollice in su se questo volo di farfalle vi è piaciuto e noi ci incontriamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!